L'avventura ha avuto inizio quando gli studenti di scienze politiche per il giornalismo dell'Università degli Studi di Messina hanno realizzato nel dicembre 2006 un numero speciale del periodico culturale La Galleria e un videodocumentario sul regime di custodia attenuata. Una scelta impegnativa per cercare di dar voce agli ospiti di uno dei pochi ospedali psichiatrici giudiziari rimasti in Italia, quello di Barcellona Pozzo di Gotto, appunto. Un modo per conoscere e far conoscere una realtà incrocio tra un ospedale psichiatrico e una struttura carceraria spesso ignorata, con il suo carico di storia e dolore e umanità, dando voce agli stessi protagonisti, dai pazienti agli operatori. Da qui l'idea di creare una piccola struttura attiva all'interno dell'istituto, il concorso Giovani Idee Cambiano l'Italia, promosso e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, iniziativa a sostegno della realizzazione di progetti innovativi attraverso l'erogazione di contributi, è sembrata l'occasione giusta. Ecco quindi il piano di comunicazione Le Voci Dentro, oltre le sbarre dell'ospedale psichiatrico giudiziario, la creazione di un giornale cartaceo, una radio, un sito internet con contributi giornalistici audio-video realizzati con la collaborazione dei pazienti dell'OPG, a seguito di alcuni corsi di comunicazione per la formazione degli stessi internati. Così gli studenti del corso in Scienze Politiche per il Giornalismo si sono qualificati tra i 64 vincitori del concorso, su oltre 3.500 progetti partecipanti. Tra le quattro aree tematiche previste, gli studenti messinesi sono rientrati nella sezione Utilità sociale e impegno civile e i contributi assegnati possono raggiungere la cifra massima di 35.000 euro. Adesso si aspettano le disposizioni del Dipartimento per le politiche giovanili. Il viaggio per raccontare una realtà difficile come quella dell'OPG barcellonese continua.